circolo è arrivato cortesemente alla mia destra. Stamattina avete colorato le strade di Bosco Reale di legalità, di amore e tanta gioia. Ragazzi, vi piace questa bella giornata? Beh, io in 5 anni che faccio il sindaco e andando nelle scuole abbiamo parlato sempre tanto con i ragazzi. Ed è la cosa più bella, e io ringrazierò sempre gli insegnanti che con il loro esempio portano avanti quello che è l'educazione del ragazzo e l'educazione alla legalità. Già, la legalità, parola della quale si abusa, ma della quale difficilmente si comprende il significato. Innanzitutto vuol dire rispetto delle regole. Purtroppo però spesso anche chi rispetta formalmente le regole lo fa più per paura delle sanzioni che per adesione vera al concetto di legalità. Nelle nostre realtà sociali però il concetto di legalità non può essere in nessun modo dal principio di lotta alla mafia, all'andrangheta e alla camorra, che sono quelli che ce la levano la libertà. Crediamo nella scuola, crediamo nell'importanza di dare delle possibilità ai nostri ragazzi, lo stiamo facendo con Scuola Viva, che è un'enorme soddisfazione per tutta l'amministrazione regionale. Avere le scuole aperte al pomeriggio, dove i ragazzi imparano a suonare uno strumento musicale, ad andare a cavallo, a fare teatro, ma soprattutto sono felici in un ambiente che deve essere per loro congeniale. Queste sono le istituzioni che devono funzionare. Gioia, amore e legalità per le strade di Bosco Reale, il centro e la periferia in un unico corpo per portare avanti i valori della giustizia e della legalità. Ancora una volta ringrazio il comune di Bosco Reale che mi ha onorato di questo invito e che mi consente di tenere acceso un riflettore su questa vicenda che ha toccato il cuore di tutto il paese, ma soprattutto il comune qui con tutti questi ragazzi, questi giovani, ancora una volta fornisce una risposta pregnante di quello che sia il bisogno e il desiderio di legalità, perché in una società fatta di regole viviamo tutti meglio. Credo che questi ragazzi siano il futuro ed è giusto quindi investire su di loro anche con queste manifestazioni. Del resto Calamandrei diceva: nessuna libertà senza legalità.